Eccoci qua, ragazzi. Oggi parliamo di effetto pumping sulla voce. Qual è l'errore principale che si fa quando si comprime la voce? Per parlare di effetto pumping, dobbiamo innanzitutto capire come funziona un compressore. Molto velocemente, brevemente, il compressore è un processore di dinamica. Quello che fa sostanzialmente un compressore è, dato un segnale, abbiamo una threshold, ok? Che sarebbe una soglia. Quando la threshold, il segnale passa la threshold, supponiamo di avere un segnale del genere, giusto per capirci, ok? Quando il segnale passa la threshold, il compressore cosa fa? In base al rapporto di compressione che noi impostiamo, supponiamo di aver impostato un rapporto di compressione di 2 a 1, il compressore cosa fa? Vede che il segnale ha superato questa soglia e dice: ok, io l'attenuo di 2 dB, per esempio. Ok? Sostanzialmente va a ridurre il volume del nostro segnale audio in quel preciso istante. E come lo riduce? In rapporto al tempo di attacco e rilascio che noi abbiamo impostato. Cioè, se noi abbiamo un attacco di 1 millisecondo, attacco 1 millisecondo, ok? Il compressore cosa dice? Ok, tu inizia la tua azione di compressione e quindi di riduzione del gain dopo 1 millisecondo. Allo stesso modo il rilascio, release, indica dopo quanto tempo il compressore deve smettere la sua azione di compressione. Poniamo 10 millisecondi. Dopo 10 millisecondi il compressore smette la sua azione e il segnale viene ripristinato alla sua ampiezza. In realtà il compressore lavora sull'RMS, però per capirci, alla sua ampiezza originale. Per cui in questo caso, di quanto tempo interviene il compressore sono 9 millisecondi, perché dopo 1 millisecondo attacca, dopo 10 millisecondi rilascia, e quindi il tempo di intervallo, il tempo di tenuta del nostro compressore è di 9 millisecondi. Bene, però qual è un errore che si può fare? Questi due parametri, attacco e rilascio, possono essere utilizzati per andare a cambiare l'inviluppo del segnale, per andare a far muovere il segnale in un certo modo all'interno del mixing. E se noi li utilizziamo in maniera corretta, naturalmente danno quel qualcosa in più al nostro segnale. Ma cosa succede se invece, qual è uno dei problemi principali che possiamo avere se invece noi sbagliamo attacco e rilascio, a settare attacco e rilascio del nostro compressore? È l'effetto pumping, ovvero, era molto veloce, abbiamo spiegato come funziona il compressore. Supponiamo di avere un segnale audio fatto di quest in questa maniera, ok? Una voce che ha i suoi picchi. Ok, ora io uso il mio compressore, faccio intervenire il compressore e il compressore per un certo periodo di tempo, questa è la linea, la threshold del nostro compressore, threshold, ok, per un certo periodo di tempo il compressore cosa fa? Il segnale
diventa questo. Sta sotto la threshold. Ma se attacco e rilascio non vengono settati in maniera opportuna, il compressore interviene, gestisce questi picchi, però a un certo punto smette di funzionare qua e il rilascio fa in modo che il compressore ritorni al suo inviluppo precedente, poi rinterviene a questo punto e il compressore ritorna nella sua azione. È facile intuire cosa succede, anche poi graficamente si vede. Il compressore interviene, tiene la voce in questo delta T di tempo. Questo delta T di tempo, dopodiché rilascia e la voce vum, ritorna al suo inviluppo iniziale. E questo ritorno all'inviluppo iniziale sonicamente e in maniera percettiva concerne un aumento di volume. Chiaramente, perché qua il gain viene ridotto e qua il volume ritorna. Quindi questo salto che c'è tra la prima fase, il primo delta T e il secondo delta T, delta T2, è proprio un effetto pumping. Cioè quell'effetto che fa... Ok? Che è bruttissimo, naturalmente, in termini di ascolto. E quindi questo manicomio qua deve essere in un certo qual modo gestito settando bene attacco e rilascio. Naturalmente, questo tipo di comportamento, quando si ha, perché non possiamo dare dei numeri di attacco e rilascio giusti, in quanto dipende molto dai BPM del pezzo, dal mood del pezzo, dall'esecuzione, da tante cose, che ovviamente con un esempio qui non possiamo tenere in considerazione perché sono tantissime. Però, indicativamente, quando potrebbe avvenire questo? Quando noi abbiamo tempi di attacco molto veloci e tempi di rilascio lenti. Perché il compressore qua interviene a un certo punto, poi boom, riparte tutta una volta e poi rinterviene. Ok? E questa apertura, che è proprio l'effetto pumping che noi dobbiamo stare lontani, specialmente sulla voce che è la protagonista dei nostri mix trap principalmente, si ha proprio quando noi abbiamo tempi di attacco veloci veloci e rilascio lenti. Ok? In linea di massima. Quindi quando mixi stai molto attento all'effetto pumping. Il compressore può essere un'arma fantastica che noi abbiamo a nostra disposizione, però dobbiamo stare veramente attenti a questo effetto qua, dell'effetto pumping. Ok? Altre cose da dire, naturalmente dipende anche dai compressori, da come lavorano i compressori, per esempio l'LA2A non ha né attacco né rilascio che puoi settare, là è tutta una cosa interna e devi capire pertanto se quel tipo di compressore
funziona bene per la tua voce. Però mi raccomando, attacco e rilascio sono dei parametri che devi tenere tanto in considerazione quando vai a settare il compressore. E come puoi capire quali sono effettivamente, come si comportano attacco e rilascio all'interno di un compressore ed evitare l'effetto pumping? Molto semplicemente, ora ti svelo un trucco. Se tu prendi la threshold di un compressore, la threshold sarebbe la soglia, ok? La soglia può essere modulata in base a quanto vuoi comprimere, chiaramente. Se tu prendi la threshold del compressore e la schiacci tutta giù, quindi tutto il segnale che passa all'interno del compressore viene compresso, la discriminante che ti fa capire come il compressore lavora sono attacco e rilascio. Tu butti la threshold tutta quanta giù, fai il segnale e fa entrare il segnale tutto quanto compresso all'interno del compressore e con attacco e rilascio vedi effettivamente come reagisce il compressore al tuo segnale. Quando riesci a evitare questo effetto pumping con tutta la threshold tirata giù, allora puoi dire di aver settato attacco e rilascio in maniera corretta. Poi chiaramente con attacco e rilascio si possono fare tante cose, ma non è questo l'argomento di questo video. Per cui prendi la threshold, che è chiaro, questo modo funziona. C'hai questa threshold qua, ok? C'hai un segnale che ti passa attraverso. Questa threshold può essere modulata a salire o a scendere, se vuoi una compressione più gentile, una compressione un po' più aggressiva. Tu la butti tutta quanta giù la threshold, quindi diventa la tua threshold, questa qua. Il segnale che passa attraverso viene schiacciato dalla threshold totalmente. E settando di attacco e rilascio, tu vedi i picchi che escono fuori e quindi riesci a capire, con la threshold tirata tutta quanta giù, se effettivamente i tuoi parametri di attacco e rilascio sono settati bene o sono settati male. Ti gestisci questi parametri e poi da qui in poi ritorni nelle condizioni di threshold ottimali che ti servono e vai a fare tutte le tue considerazioni. Questo discorso di effetto pumping non l'abbiamo applicato ora sulla voce, ma chiaramente è un discorso che riguarda tutto, qualsiasi sorgente vai a trattare, specialmente se il compressore viene messo anche sul master bus, dove ti va a gestire la dinamica di tutto il mix. Allora in quel caso devi stare molto attento ai parametri di attacco e rilascio per evitare questo effetto pumping. A volte l'effetto pumping può essere interessante se saputo gestire in parallelo per andare ad accentuare determinate parti, però in parallelo, in insert è un effetto che dà molto fastidio e sinceramente io starei alla larga da questo effetto qua. Bene, anche per oggi abbiamo finito, è stato un video molto veloce perché non c'è tanto da dire, questo è. Non è che possiamo stare qua ad intavolare discussioni sull'effetto pumping. Se sei interessato a capire meglio come funziona il mondo del mixing e tutto il resto, in descrizione trovi link per accedere ai miei percorsi privati dove li andremo nel dettaglio della compressione
e andremo a capire un po' quella che è l'arte della compressione. Perché chiaramente queste qua sono le basi, ma si parte dalle basi per poi arrivare a fare le grandi cose. Iscriviti al canale, aziona la campanellina in maniera tale da restare aggiornato su tutte le nostre pubblicazioni. Io sono Mr. Lo, questo è il Minerva Studio. Ci vediamo alla prossima e mi raccomando, stelle larghe dall'effetto Pub.